Ciao a tutti amici di Facebook, amici di YouTube. Allora, oggi è una bella giornata di pioggia qui da me, una bella giornata uggiosa, e quindi mi va di riprendere un po' il discorso dei cristalli, di questi meravigliosi alleati del mondo minerale che ci accompagnano nel nostro viaggio. E anche il nostro corpo è fatto di minerale, e quindi proprio per questo è molto bello approfondire la conoscenza, conoscerli un po' di più. Oggi parliamo delle inclusioni all'interno del quarzo. Cosa sono innanzitutto le inclusioni? Le inclusioni sono degli inserti, degli inserimenti, delle tracce di sostanze, ciao Giovanna, buona domenica anche a te, delle tracce di altre sostanze che vengono ad essere incluse appunto all'interno della formazione naturale di un cristallo durante l'arco di tempo nel quale esso si forma, migliaia, migliaia, a volte milioni di anni. E durante il processo, durante la cristallogenesi, cioè durante il processo di formazione di un cristallo, possono intercorrere numerosissime fasi di stallo. Ciao Lucio, un bacio anche a te, ti voglio bene anch'io. Ci possono intercorrere moltissime fasi di stallo nel quale il cristallo si ferma la sua formazione per poi riprendere successivamente. Durante questi periodi di stasi, diciamo così, possono formarsi all'interno dell'articolo cristallino, nella formazione naturale del cristallo, possono venire a essere incluse, quando poi il cristallo riprende la sua formazione, degli altri elementi e sostanze. Possono essere minerali, possono essere metalli, possono essere tracce biologiche, può essere acqua. Possono esserci una marea di inclusioni e sono tutte relative alla qualità degli elementi presenti nel giacimento. Solitamente i cristalli di quarzo si formano in delle cavità all'interno della Terra, cavità che sono spesso dovute a delle bolle di gas, e quindi ad esempio delle rocce, delle caverne naturali che all'interno, grazie proprio alla loro situazione protetta, riparata, e nel quale ci sono degli elementi che sono rimasti intrappolati all'interno, quindi dei gas, possono proprio formarsi. Allora, il cristallo di quarzo è un CO2, quindi è un biossido di silicio, è uno degli elementi più comuni sul nostro pianeta, e nella sua forma, diciamo, essenziale, adesso ve lo faccio vedere, quando il cristallo è perfettamente trasparente, si dice puro. Quando non ha inclusioni, si dice puro. Adesso vi faccio vedere un cristallo di quarzo assolutamente naturale, assolutamente puro, che proviene dall'Arkansas, Stati Uniti. Ecco. Questo è un esempio di quarzo privo di inclusioni. Vedete, si dice flawless, cioè si dice perfettamente puro. Adesso provo a vedere se riuscite a vederlo. Comunque non ha nessuna traccia di inclusione e non ha neanche fratture interne. Nei cristalli di quarzo solitamente abbiamo una quantità di ghiacciature, queste parti un po' più scure, più bianche, più dense, più lattiginose, sono delle zone del quarzo di massima aggregazione di densità, meno pure. E creano appunto quelle che vengono chiamate ghiacciature. Vedete che, ad esempio, questo cristallo ha delle parti più lattiginose. Ecco, queste in mineralogia vengono chiamate, possono essere chiamate, adesso non so se è un termine più tecnico, però le chiamiamo ghiacciature. Queste ghiacciature, queste zone di alternanza tra il chiaro e lo scuro, in cristalloterapia innanzitutto rappresentano le parti di noi che vengono riflesse nella struttura cristallina. Quindi chi si sente attratto verso cristalli molto lattiginosi o cristalli che hanno molti inserti, molte spaccature, molte fratture, è perché sta sicuramente lavorando su parti di sé che vuole far emergere. Tendenzialmente i cristalli opachi rappresentano la dimensione femminile, perché l'energia femminile è molto interiore. È così carica di vita, carica di realtà, carica di dimensioni, carica di bellezza, che nasconde universi e mondi interni. Quindi i cristalli con un'energia più femminile sono tendenzialmente più carichi di
di inclusioni. I cristalli con un'energia maschile, ma attenzione, non sto parlando di uomo e di donna, sto parlando delle due polarità che interagiscono nell'esistenza per creare tutte le sfumature. I cristalli trasparenti, completamente trasparenti, sono invece solitamente di polarità femminile e maschile. Quindi chi si sente attratto da un cristallo con tante ghiacciature, molto opaco, solitamente sta lavorando sulla sua parte femminile o ha bisogno di armonizzare la parte femminile. Chi invece si sente attratto da cristalli molto trasparenti, probabilmente o è arrivato a un punto in cui ha poco da riflettere se non se stesso, la limpida purezza del sé, oppure sta lavorando sulla parte maschile. Noi siamo attratti dai cristalli di cui abbiamo bisogno, che rappresentano qualche archetipo, qualche cosa di cui abbiamo bisogno. Quindi un cristallo trasparente sicuramente, ecco, rappresenta questo. Però le inclusioni nei cristalli ne determinano la bellezza. Quindi a volte queste inclusioni in tracce microscopiche che non possono essere viste come delle masse a occhio nudo danno il colore, la colorazione del cristallo. Ad esempio il manganese. Ecco, il manganese, questo elemento così rossastro, rosso-rosa, quasi un rosa shocking ma veramente acceso, adesso non mi viene un esempio migliore. Ecco, determina la colorazione del quarzo rosa. Possiamo avere anche inclusioni di alluminio, che per esempio possono, o di altri elementi che possono determinare la bellezza del quarzo citrino, per esempio, che è di un giallo, che va da un giallo chiarissimo paglierino fino a un giallo olivastro molto scuro. Possiamo avere, ecco, e alcuni elementi. Alcuni elementi, ciao Giuliana, è soltanto un piacere per me fare compagnia a te e a tutte le persone che hanno il piacere di seguire questi video. Alcuni elementi, a seconda della loro concentrazione, danno un effetto diverso. Ad esempio, un esempio per tutti, il quarzo ametista. Ecco, il quarzo ametista è un esempio di quarzo che ha nella sua struttura una percentuale significativa di ferro. Quindi il ferro dà la tipica colorazione viola, che può variare da un viola molto chiaro, quasi trasparente, fino a un viola molto scuro, quasi nero, che chiamiamo qualità extra. Ma lo stesso ferro, presente in altre gradienti, in altre gradazioni, può dare ad esempio il quarzo ematoide, che è un quarzo molto rosso, sul rosso, tra lo scuro e il rosso acceso, che ad esempio può essere usato per lavorare sul cuore, sulle emozioni, sulla parte emotiva, sulla parte emozionale. Ad esempio questo quarzo, vedete, che ha un'inclusione di litio, non so quanto si possa vedere bene, ma ha una colorazione molto particolare. Altre inclusioni possono essere invece evidenti, come ad esempio inclusioni di carbone. Vedete, questo è un quarzo morione, questo qui è un fumé talmente scuro da essere quasi completamente nero. Si può vedere l'interno di questo cristallo soltanto illuminandolo con una luce. Altre inclusioni molto interessanti sono quelle di altri minerali, ad esempio il rutilo. Ecco, il rutilo, chiamati anche capelli di Venere, sono dei filamenti molto sottili di un minerale bellissimo che può variare tra l'argentato, il colore argento, il colore rosso e il colore oro. E il rutilo, il quarzo con inclusione di rutilo, è molto potente a livello della cristalloterapia perché il rutilo aumenta la capacità del quarzo di pulire, purificare e si può usare anche per proprio detossificare a livello energetico, ma anche proprio a livello fisico. Si può, ad esempio, il quarzo rutilato spesso viene in forma di fumé, il quarzo fumé, si può usare ad esempio per da tenere in cucina, da tenere vicino all'acqua, da tenere vicino a. Sono i miei animali qui che si sono dati la pazza gioia. E quindi ogni inclusione ha un suo perché. A
inclusioni interessanti di altri minerali sono ad esempio la turmalina, i quarzi turmalinati, ovviamente vanno ad aggiungere al potere del quarzo la capacità della turmalina. Un'altra inclusione interessante, che trovo molto interessante, è il carbone. I quarzi che hanno inclusione di carbone come questo, vedete questo nero non è turmalina o qualcos'altro, è carbone, è un deposito di carbone. Vuol dire che laddove il cristallo si è formato, in questo caso un bellissimo biterminato, era presente carbone e quindi è stato incluso all'interno del reticolo cristallino. Il carbone, ad esempio, a livello della cristalloterapia purifica, ha un enorme potere di trasformare le energie tossiche andando proprio a pulire e a facilitare la trasformazione di queste scorie energetiche nei corpi sottili, eccetera, eccetera. È anche un elemento radicante. Un'altra inclusione molto interessante è la clorite. La clorite è questo minerale verde, vedete, incluso in questo quarzo, ecco, si chiama clorite. Ecco, la clorite aumenta le capacità di guarigione del cristallo, è un alleato straordinario. Quindi un cristallo di quarzo che ha al suo interno un'inclusione di clorite aumenta molto il suo potere di guarire, di accelerare i processi di guarigione nel nostro corpo. Ricordiamo sempre che le tecniche olistiche non causano la guarigione. Le tecniche olistiche, cioè che lavorano sui corpi energetici, aumentano la naturale capacità dei corpi di rigenerarsi. Quindi non sono una sostituzione alla medicina, assolutamente, ma sono un'integrazione che accelererà le capacità naturali, l'intelligenza naturale del nostro organismo di guarire, di autoguarigione. Quindi il Reiki, il Theta Healing, la cristalloterapia, lo sciamanesimo, la pranoterapia, qualsiasi tecnica voi usiate, non è in se stessa lo strumento a causare la guarigione, ma è l'intelligenza divina insita nei nostri corpi che, grazie a questo lavoro, grazie alla consapevolezza dell'energia, aumenta le sue capacità di guarigione. Al momento non mi viene in mente nient'altro da dire, se non che il mondo delle inclusioni è veramente infinito. Ci sono alcuni cristalli che hanno inclusioni di acqua. Come questo biterminato, ad esempio, è talmente impercettibile l'inclusione che non sto neanche a farvela vedere perché è piccolissima. I cristalli con dell'acqua si chiamano enidro perché enidro significa en idro, acqua dentro. Ed è acqua fossile praticamente, acqua che è rimasta intrappolata nel reticolo cristallino per millenni o per milioni di anni. Ecco, i cristalli con inclusione di acqua sicuramente ci aiutano a chiarire. A chiarificare la nostra visione, ci aiutano a lavorare sulle emozioni, a lavorare sulla parte femminile del nostro essere, sull'energia femminile, a portare alla luce ciò che non vogliamo vedere. Spesso in queste sacche, questi anfratti interni al cristallo dove c'è acqua, spesso no, in realtà no, in realtà è raro, però può capitare di trovare delle bolle d'aria, quindi vedere che quando si fa questo movimento, queste bolle d'aria si muovono su e giù. Bene, spero che. Giuliana, vorrei tanto venire, non credo di riuscirci. Me l'hanno detto anche ieri altre persone che c'è questa fiera. Spero di riuscire a venire, mi piacerebbe molto. Vedremo, vi farò sapere se vado, che magari ci si incontra tutti a Verona, la fiera dei minerali 24, 25, 26. Vediamo. Va bene. Chiudo l'argomento perché il pappagallo mi sta stordendo le orecchie e siccome questa volta non l'ho portato qua vicino è un po' difficile riuscire a continuare il video. Però riprenderemo questo argomento, magari ne farò uno un po' più meglio fatto anche con delle immagini da mettere nel canale. Va bene, spero che questo piccolo excursus nel mondo minerale vi sia piaciuto e approfondite questa conoscenza perché sono alleati, fratelli, compagni del nostro viaggio nella vita. Che riflettono tantissimo le nostre caratteristiche, le nostre qualità, e tanto dentro quanto fuori. Grazie e buona domenica a tutti. Ciao.